Molti italiani, arrivo da lei Federica, grazie. Molti italiani sotto sotto sono convinti che questo problema dell'immigrazione è complicato perché qualcuno lo vuole complicare, perché sull'immigrazione in tanti ci si arricchiscano di là, cioè da dove partono i barconi, ma anche di qua, da noi. E parliamo naturalmente non soltanto dei famosi 35 euro al giorno che lo Stato paga alle cooperative per accogliere gli immigrati. Allora, c'è un business sull'immigrazione, Federica? Non c'è dubbio, è testimoniato. Noi abbiamo chiesto anche che venga fatta una commissione d'inchiesta, perché abbiamo paura che i casi di mafia capitale del Cara di Mineo non siano da circoscrivere soltanto a quell'area geografica, ma ho paura che siano estesi, abbiamo paura che siano estesi a tutto il territorio nazionale. Se permette, però, ci tengo a dire una cosa. C'è stata sulla politica e sull'immigrazione la grande alleanza Partito Democratico 5 Stelle. Insieme hanno votato per proseguire Mare Nostrum, insieme hanno votato per la minor permanenza all'interno del CIE, insieme hanno votato una norma che prevede che non si possano più rimpatriare coloro che vengono da stati dove non sono garantiti i diritti civili, ovvero tutta l'Africa e tutta l'Asia. Insieme hanno votato, appunto impedendo la fine di Mare Nostrum, l'azzeramento del fondo rimpatri. Questi sono i dati che sono venuti all'interno della Camera. Io ricordo che invece i nostri dati certificano che quando governavamo gli sbarchi sono crollati del 96%, e durante le primavere arabe, ovvero quando c'era non soltanto la Libia ma anche l'Egitto, anche la Tunisia, nel marasma più totale, nella guerra civile più totale, gli sbarchi sono stati un terzo rispetto all'altro anno e un quarto rispetto a quanto si poteva. Allora vi fermo.